Lori del Santo a Domenica Live, ecco come è morto davvero mio figlio. Lori del Santo, appena uscita dalla casa del grande fratello VIP, torna nel salotto di Domenica Live e parla ancora una volta della morte del figlio Loren, suicidatosi a soli 19 anni. La del Santo, parlando del fidanzato Marco Cucolo, ha spiegato: il caso era di un'assoluta incapacità di capire che c'erano dei problemi che non erano evidenti. Ero talmente sorpresa che non volevo nemmeno crederci. Da questo momento lui era lì e è stato bravissimo a dire anche le cose giuste in certi momenti. A volte anche il silenzio che ti consola, io ci sono. Ci sono delle cose irrisolvibili. Mi ha solo detto ci sono io e ci sarà per sempre. Il dolore è una cosa che uno pensa che abbia un limite, un perimetro. Qui ho provato un dolore doppio, vedevo un'altra persona che era così distrutta, Devin, da questi eventi, eravamo in due a non aver compreso quello che poteva succedere. È caduto in una crisi di dolore così profonda che non sapevo più quante volte doppie avrei dovuto soffrire. Un dolore che faceva a pugni con un altro. Non dormivo la notte per gli eventi e per la preoccupazione per lui. Loren aveva una malattia, quello che ha fatto non è dipeso dalla sua volontà. La mia preoccupazione era che era troppo bravo, troppo perfetto. Non si lamentava mai di niente. Lui era contento di quello che aveva, non chiedeva mai di cosa in più. È una malattia talmente diabolica che ho perso ore a pensare come non ho potuto accorgermi di questa malattia. Era due persone nella stessa persona. Abbiamo trovato una frase con scritto come a fare da due persone a diventare una sola persona. Ha scritto in un angolo di un quaderno, come si fa a scomparire? Quando diventava Loren non si ricordava di essere stato l'altra persona. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.